Buonasera a tutti, sono il sindaco di Montanaro e voglio in pochi minuti raccontarvi quello che è stato fatto qui nel mio comune per l'emergenza coronavirus. Con l'avvento dei primi casi nei comuni limitrofi abbiamo subito allertato i nostri uffici e i volontari di protezione civile per incominciare a pianificare eventuali interventi. Si sono tenute le prime riunioni con i rappresentanti delle istituzioni comunali, i carabinieri, i vigili, le scuole pubbliche e le paritarie, la Croce Rossa, i vigili del fuoco volontari e il gruppo comunale di protezione civile e soprattutto i medici della mutua, perché questa è una pandemia e quindi era importante coinvolgere anche i medici della mutua. Trattandosi di pandemia, è chiaro che l'argomento rappresentava una forte novità. Abbiamo quindi provveduto a blindare, fra virgolette, gli uffici comunali per proteggerli dal contagio, in quanto si è ritenuto che salvaguardare il centro amministrativo del paese fosse fondamentale per gestire poi le problematiche durante l'emergenza. Sono stati quindi installati da una ditta specializzata dei separatori in vetro in tutti gli uffici che ne erano privi e che solitamente vengono aperti al pubblico come l'anagrafe, l'URP e l'edilizia privata. Abbiamo poi aperto il pubblico solo su appuntamento, lasciando aperto invece l'ufficio dei vigili. Non appena ci è stato comunicato il primo caso di coronavirus a Montanaro, abbiamo istituito il COC, il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, e abbiamo pertanto attivato in via ufficiale il gruppo comunale di protezione civile, di volontari di protezione civile, trasmettendo al prefetto tutti gli uffici che erano a supporto del COC. Siamo partiti quindi con una campagna di informazione a sprombattuto alla popolazione su come comportarsi, utilizzando sia i consigli del Ministero della Salute e del Ministero della Salute e dei Ministeri, ma anche e soprattutto gli avvisi con i numeri di telefono di emergenza e con tutti i manifesti delle ordinanze anche comunali. Vista la necessità di restare a casa, abbiamo collaborato insieme alla Croce Rossa di Montanaro per l'istituzione del pronto farmaco per le persone over 65 anni, cioè un numero di telefono dedicato in determinati orari per poter prenotare e poi ricevere a casa i farmaci per le persone oltre i 65 anni. Naturalmente ci siamo attivati anche insieme agli esercizi commerciali e all'associazione dei commercianti professionisti ICAP, artigiani, professionisti ICAP di Montanaro per la consegna della spesa a casa, soprattutto per le persone anche di una certa età e soprattutto anche per chi magari era in quarantena o in isolamento fiduciario. Questo con la collaborazione sempre della Croce Rossa di Montanaro. Abbiamo poi distribuito le mascherine. Grazie alla donazione di una ditta di Montanaro e la lavorazione di un'altra ditta di Montanaro, abbiamo distribuito quasi 2000 mascherine agli ultra sessantenni. Voglio ricordare in conclusione poi anche l'ultimo passaggio che abbiamo fatto in questi giorni, e cioè l'ottenimento dei tamponi all'RSA Agni Azzurri di Montanaro. Tutti noi sappiamo e sentiamo le notizie su quanto sia difficile riuscire a mantenere indenni i nostri anziani e i lavoratori anche dell'RSA. Abbiamo, grazie all'aiuto della città metropolitana di Torino, del prefetto, dell'unità di crisi regionale, dell'ASTO 4, del SISP, ottenuto finalmente che oggi, mentre vi sto parlando, oggi c'è stato la visita del camper che ha effettuato i tamponi alla nostra RSA. Tantissimi tamponi, speriamo che i risultati non siano così brutti per la nostra RSA e speriamo di uscire presto da questa brutta epidemia, da questa brutta pandemia. Grazie a tutti, buonasera.